Rischio chiusura per i punti di assistenza sanitaria della provincia dell'Aquila, aperti 12 ore al giorno. A lanciare l'allarme sono le organizzazioni sindacali dei medici di famiglia, la Federazione Italiana Medici Medicina Generale, il Sindacato Nazionale Autonomo dei Medici Italiani e il Sindacato dei Medici Italiani. Il mancato rimpiazzo dei medici che si avviano alla pensione determinerebbe la chiusura dei punti ed il licenziamento di 30 unità lavorative, denunciano i medici. La nostra preoccupazione fondamentale dipende dal fatto che, non autorizzando subentro ai medici pensionati, avremmo una difficoltà sia di carattere organizzativo a mantenere sia il personale, sia a mantenere le strutture, sia a mantenere l'attività. Questo comporterebbe l'annullamento di strutture che forniscono assistenza dalle 8 alle 20 con personale anche non sanitario e con personale infermieristico. Verrebbe a comportare una grossa difficoltà nel mantenere i posti di lavoro di questi dipendenti e in provincia avremmo più o meno una trentina di persone che rimangono senza lavoro. I punti di assistenza hanno rappresentato una risorsa nell'emergenza Covid e si sono in seguito strutturati come valido supporto per le cronicità. In periodo di Covid è stato estremamente importante perché la presenza di personale amministrativo ci ha permesso di svolgere una serie di attività a supporto della prevenzione, come la registrazione dei pazienti positivi, come le certificazioni per il Green Pass, una serie di cose che la prevenzione non riusciva a fare e che noi abbiamo potuto fare, svolto tutto online. L'uscita dalla pandemia è un motivo in più perché queste nuove strutture sarebbero strutture in grado di ricominciare a prendere in mano la cronicità, quindi i pazienti cronici che sono tanti, e dovrebbero lavorare con degli standard più alti previsti appunto dalla normativa e lavorando anche con degli obiettivi, delle finalità da raggiungere, obiettivi che poi sarebbero misurabili, quindi anche il nostro lavoro sarebbe alla fine quantizzato e misurato.